Il battesimo di Cristo di El Greco a Udine fino a lunedì 6 gennaio 2014, visitabile questa mostra, il servizio di Franco Terenzani. Per noi è molto importante che un quadro come questo si possa vederlo in altro posto che non sia solo in Spagna, in Toledo, dove abbiamo questo quadro e altro quadro del Greco, che sono, noi abbiamo 5 quadri del Greco. E per noi è molto importante che va fuori da Spagna e si conosca la lavoro che noi facciamo nella fondazione. Di cosa si occupa la fondazione? La fondazione è una fondazione molto passiva. La prima cosa che fa è conservare il patrimonio storico vinculato alla famiglia. Questa è la principale cosa che facciamo, cioè che è passiva, non è tanto attiva. Non abbiamo un'occasione come questa che può andare fuori. Per noi è una cosa diversa, perché non è normale. Normalmente i visitanti, i visitatori che andano a vedere la casa nostra, è perché è una cosa viva, perché questo quadro era dipinto per il posto dove è, che in questo momento è difficile vedere i quadri in il posto dove era dipinto, no? Perché Greco ha pintato questo quadro, che era l'ultimo che ha pintato la sua vita, in lo stesso posto dove